Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il Post Grande Schermo. Oggi vogliamo ricordare anche noi la festa della donna con una storia tutta al femminile, diretta e interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, tra i protagonisti del film che racconta la storia di un amore che finisce e anche la storia in qualche modo di una famiglia, c'è Valeria Golino. Una vicenda, quella dei villeggianti, in cui si mescolano cinema e vita. Nel film ci sono infatti la figlia adottiva di Valeria Bruni Tedeschi, una bambina di 10 anni, e poi sua mamma, ottantenne, Marisa Borini, e anche la zia Gigi, che di anni ne ha 94. E tutto funziona perfettamente, o quasi. Guardate. Vero a dire, c'è tanto di te, perché comunque al di là di fatti personali di cui oggi non parliamo, però c'è tua figlia, no? E quindi nel film c'è tua mamma. Sì, però io dal momento in cui mia figlia ha fatto dei provini in cui ho visto che poteva fare quelle scene, in cui mia madre ha rifatto dei provini, a mia zia ha fatto dei provini, poi sono diventate attrici di questa troupe. Non puoi mica mettere nel tuo film tutto quello che vedi, tutto quello che succede, ogni parola, ogni cosa, ogni gesto. Perché no? Ma lasciala stare, è il suo lavoro, è con questo che lavora. È un racconto un po' di famiglia, no? Però insomma, comunque tu, anche con Valeria, siete amiche, no? Molto, siamo molto amiche, io frequento la sua famiglia, quindi è un ambiente per me molto familiare, appunto, che conosco, che però non smette mai di incantarmi. Ma non lo dico tanto per dire, cioè io vado a casa di Valeria, non so, al mare, non tanto per vedere Valeria, ma per vedere Marisa, la sua mamma, per vedere Gigi, sua zia, per vedere i loro amici, perché è come stare in un film anche quando non stai girando. La me, come vuoi danse. Continuando a parlare di donne, mi verrebbe da dire, comunque piacerà molto al pubblico femminile, non solo. E poi c'è quello che succede quando finisce un amore e un po' non ci si rassegna e si sbatte la testa troppo, che dici? Sì, poi alcune persone ancora di più. Tutti noi in qualche modo riusciamo a sentirlo come una cosa che potrebbe succedere a ognuno di noi. E lei? La ragazza che ho incontrato? Lei è quella della pubblicità? No, non ho capito, ho perso il filo, scusa. Sì, ho preso le mie cose e le ho portate a casa sua, perché mi piace molto. L'ironia quanto è importante in questo racconto? È come per un malato una bottiglia d'ossigeno. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. E se volete, questa sera ci ritroviamo intorno alle 23 con Effetto Notte, il nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In studio con noi ci saranno Walter Veltroni e Simona Molinari, che racconteranno il film C'è Tempo. Il Post torna lunedì, sempre al termine di TG2000. Arrivederci.